Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone, benvenuti in questo 28esimo episodio di Warhammer Total War con i nani a modalità leggendaria, difficoltà leggendaria, scusate, con me oggi c'è il buon vecchio bastardo. Ciao a tutti da Tellore. Eccala, tu e il tuo trono maledetto. Comunque ragazzi, cosa avevamo fatto? È un trono di spine però Ale, è scomodo. cavoli tuoi, Allora, questi due eserciti qua... Vedi, come ti dicevo, questo sarebbe bello da andare subito a Karakazkal, Max. Diretto. Ancora con loro non ci sei in guerra. Lo so, però... Chiudi la partita con i Pobli. Però tanto io devo conquistare queste zone. Per cui tanto vale che questo lo dirò schianto contro Montebruma. Anzi, l'assedio e basta, sperando che loro vengano fuori. Che tanto vengono fuori dopo uno o due turni, ho visto. E questi ne stanno... attacchi. Ne c'hanno le mura, Questi intanto mi prendo Karakazkal. Gora della morte potrei prendermi, che è qua sotto. Perché ti ricordo che ci sono anche i lucertoloni. Sì, e sopra c'è altri due insediamenti. Forte Zanna Curva. Forza Zana Curva e Dolore di Valaia. E Dolore di Valaia. Però fanno parte di Caracotto Picchi. Se che Caracotto Picchi al momento, non avendo esercito, direi che è messa molto bene. Sia come integrità che come ordine pubblico. Caracazul? Caracazul c'ha l'integrità un po' bassa, però deve usare. Cioè, scusa. Basta, hai una corruzione scave del 3%. Un po' di corruzione qua, devo aumentare questo. Però per aumentare questo devo aspettare... Le ditte corretto, davvero, dall'icona. Sì, sì. Ah, tanto e tra un turno ci finisce anche... Solo Ale, considerando i... Questi. I malus economici. Che ti danno. A Caracazul. Ti serve... Sì. Pensi di reclutare mai qualcosa in questa provincia? In teoria no, perché questa è una provincia che io tengo solo commerciale. Quindi potresti smantellare questi. È che mi danno la guardia. Ti recuperi un. Sì, vabbè, però prima ti arrivino lì. Sì, vero anche. Magari sei anche. Recupereresti un 10% di introiti dalla provincia. Facciamo così, tanto se non sbaglio picco sprezzo non dovrebbe avere edifici speciali, no, ok. Perfetto. Quindi era di ferro, sì, Caracazul ce l'hai già. Sì, Caracazul posso anche potenziarla volendo. Controlla, quanto ti do? 2850, controlla nella diplomazia quanto ne esporti di sale. Allora, sale, sono a un 53% di utilizzo in questo momento. Quindi, volendo potresti aspettare. E io questi li odio. Chi? Questi. Non puoi. Sì. Ma sono... Io sono qua in questo momento. Sono qua. Children of the Gods cazzano 8 insediamenti. Io quanti insediamenti c'ho? Devi andare sul rifilo con fazione. Provincia. No, rifilo con fazione. No. Ma cazzo è rifilo con fazione? Vabbè, lei stessa. Una, due province piene, una, due e tre province. 15, 16 insediamenti. E tre, due province piene e tre province che sono quasi finite. Vabbè, allora, fammi un attimo controllare Montebruma, qua ci sono due eroi. La guarnigione è abbastanza tosta. Assedio diretto? Dipende cosa vuoi fare con l'altro detto.
L'altro esercito pensavo di mandarlo a Karakazgar e poi andavo verso nord. Perché tanto ci sono i lucertoloni che si stanno occupando qua del sud, che vanno contro il muro della morte. Karakazgal ha poca Karakazgal. guarnigione. Sì, Karakazgal c'ha niente di guarnigione, Max. Ha due orchi selvaggi grossi. Due orchi selvaggi, due orchi selvaggi No, no, lo prendo. sagittari, Tutto tre cavalchi a più è. cerebrali e due troll. Sì, tutto a più è vedere quante perdite prenderà lo psicopatico Allora, a guarda, Monteblanco. io lo psicopatico intanto lo terrei così. Puoi A casa! costruire le torri d'assedio, se vuoi aspettare un Cavallo! po'. Fight! Aspetta che c'ho il PC che oggi... No, Vai. E 3 turni. tra 5 inizia il lavoramento. Esatto. Poi... Questo. Abbiamo solo questo. Monte Bruma è lì. E tutto sta nel vedere se il carrozzone si mette in moto. Ma Carzone si mette in moto e arriva fino a Karakazgal, volendo. Sì, ma partirà? Sì, ma... No, no, con il partire, freddo che c'è a partire. casa tua. Niente, spiritoso. Aspetta, che voglio fare una cosa prima. Allora, quello in costruzione, quello in costruzione. Qua cosa possiamo fare ancora? Fammi fare prima gli edifici. La miniera. Sala dei giuramenti. Andiamo ancora con un meno 5%. La razza Karak per il livello 5 serve un surplus di 5. Deposito merci, Max. No. Tanto poi non devo fare Hai dei nient'altro. edifici? Come no? Ah no, aspetta, c'ho questo da fare. E quell'altro. E quell'altro. Ma aspetta, Ale, questo. Tanto ancora i girocotteri non sei in grado di farlo. Sì. Finito l'officina degli ingegneri. Questo ce l'ho già. No, devo Ah, sì. portare questo. Allora, aspetta, facciamo così. Togliamo questo. Facciamo questo. Quanto ti serve di surplus di popolazione per portarla a livello 5? 5 punti. 5 Ah. E punti, io ne ho 3. Per questo tra pensavo. 4 Questo... arriviamo. Tra 4 E io arrivo. porterei prima Karak a livello 5. Scusa un attimo, 10, 15. Ce l'abbiamo già l'edificio. Spendo solo soldi e soldi al momento ne faccio. Aspetta però. Ma hai già messo a reclutare? No. No. Allora, dicevamo l'altra volta di fare così e così, giusto? Anche Altri perché... due valgono di spaccaferro ancora non li puoi fare, vero? Nope. Perché ti manca quell'altro edificio. Però tra qualche turno sta bene. Vabbè, ma intanto può Ma io avrei montare. un'idea di come fare l'esercito. Eh? Avrei un'idea di come farlo questo esercito. Vabbè, tu intanto parlamene finché io decido se spostare il carrozzone contro... Cioè, ci devo andare contro. E il carrozzo si deve muovere, o va a Monte Bruma di rinforzo, o va a prendere Karakazgal. Via. Togli l'aiuto del gioco. E qui attacchi subito. No, no, qui è... Fammi Ma che fare. Ale, la vinci facile. Dici? Allora hanno due arcieri, tre cavallerie, due troll, sali sulle mura con gli con i balestrieri. Fai quattro scaglie, girocottero. Giro bombardiere fa un male cane, eh. Giro bombardiere, scusa. Gli bombardi le fanterie. Noi ci mettiamo tutto a sinistra. Sì.
L'unica bombarda di Fanteria. letterina. Sì. Fanterie o i cinghiali. Adesso vediamo in base a quello che c'hanno là di sopra. Io fossi in te farei le fanterie. Ti prendi le mura, fai salire i balestrieri e Che così i da lì ti vicini non ci liberi. arrivano su. Bravo. Anche perché questi sono orchi selvaggi grossi. Che sono cattivi gli orchi selvaggi, eh? Non hanno armatura, fatta con zero, sono nudi, Sì, hanno un sono nudi. mutandone. Tra l'altro, se ti ricordi, era carina quella mod della che gli orchi danzavano Sì. mentre aspettavano la battaglia. Scusate, ma mi sto bevendo le piante migliori di Anloren. Ah, io ho il caffettino. Anche perché la birra nanica prima di andare a lavoro non mi pare il caso. No, io prima di cena farò un po'. Martini classico. Ma i martini me li sono bevuti ieri sera 2. Proprio il classico martini. Stasera non lo so. Non mi faccio un old fashion o un Vesper martini. Ah, comunque ancora buggata l'artiglieria, eh? Giusto per Eh no, che in questi giorni non lo sto usando, con gli altri silvani non hanno artiglieria. Di via i balestrieri, levali fuoco automatico. Risparmia colpi per stare sulle bocche. Partito carrozzone. Guarda qui in mezzo. Buono, bravo. Gli arcieri lascia ripetere. Di sotto puoi fare un macello. Il carrozzone portalo sotto la porta, perché almeno non ti prende danno. Minchia, se le scaglie sono cattive comunque. Hai ancora... No, il giro fatto, lo scudo, il giro bombardiera ha finito le munizioni, vero? Le bombe sì. Li sto facendo E devi sparare sugli orchi selvaggi. attaccare... Ma se no andiamo sui troll, scusa, eh. Potresti muovere i balestrieri tutto a destra e scalare le mura sul lato destro. Di qua dici? Che Sì. così cominciano già a sparare in zona qua.
Tanto mi sembra di vedere che dietro infanterie forse ce n'è una. Le altre sono nel centro città sono cavallerie e troll. Una torre nostra, l'altra torre nostra, quella centrale nostra, perfetto, per cui in teoria non dovrebbero spararmi più. Ok, due unità sono già in fuga, tre unità sono in fuga, quattro unità sono in fuga. Il girobombardiere non è neanche più attaccato da arcieri, quindi per il momento è libero di fare un po' di danni a questi troll. Uno l'ha ucciso. Potrei provare, vediamo se non fanno Vorresti batteria. avanzare le scaglie? Possibile non riescano a risolvere questo bev delle artiglierie, veramente beh, le mura sono pressoché tua. Sì. Il carrozzone può fare anche a meno di sfondare il portone, forse. Aspetto che adesso mi salgano le unità, perché se le sposto giù la cavalleria e i troll arrivano, non avendo ancora i No, balestrieri no, ti con conviene protezione. fare posizionare i balestrieri e mettere in posizione le scaglie. Tanto c'è solo un'unità sotto attacco al momento, se questi ritornano su si prendono solo mazzate, questa è in fuga L'unica totale. cosa, Ale, potresti pensare di muovere un nano guerriero verso l'altro portone. L'unico fastidio che potrebbero darti è se escono dall'altro portone e magari ti vanno ad attaccare le scaglie. No, ma non penso che... non penso si muovino. Nel caso, ricordatevelo, segnatelo, mi l'avevo detto. Questa è brutta. Ma perché sei andato a cercare guai col carrozzo? Perché ha sfondato le mura, lo stronzo. Vai, balestrieri, può cominciare a dire di togliere, di mettere l'autofuoco. Un po' di unità sono già posizionate. Abbiamo una scaglia solo che tira, non ho capito dove. Il raggio fin dove ti arriva? Delle scaglie arriva in piazza, però non tirano in piazza. Vediamo. Due tirano, due si spostano. Ok, tirano tutte. Adesso non tirano più. Vabbè. Una sta tirando. Sì, ma uno a volte tira, a volte no. Prova ad avanzare il girobombardiere proprio sopra la porta. Sopra la piazza, scusa. Dici che non hanno visuale? Magari per questo.
Essendo senza armatura, i balestrieri non stanno facendo un granché a questi orchi selvaggi. Ma perché stanno mirando i troll, eh? I vidi, Ale, un po' non arrivare solo da una parte, solo. Troll in fuga. In fuga. Mi va benissimo, cioè non ho dovuto combattere, non ho dovuto fare nulla, cioè mi va più che bene, scherzi. Anche perché comunque esercito di insediamento, per cui sì, appena vittoria chiudi. Sì, infatti. Praticamente le perdite avute dalle torri, perché sì, se guardi l'unità loro. Sì. Torri e basta. È perplesso, eh? No. Ah no, il barba bianca. Questo carrozzone. Tu mi ricorda sempre il capo della tribù gallica di Asterix. Max, li liberiamo. Ehi, ti conviene? Sai come ti sono fedeli. Costi di costruzione meno 10% per tutti gli edifici. È buono. Questo è molto buono. Vale dappertutto. Anzi, aspetta. Perché noi non abbiamo ancora passato il turno. Vorresti annullare tutte le costruzioni. Quelle nuove che ho fatto, però, non quelle vecchie. Sì, quelle nuove. Tipo questa. Questa, per cui facciamo, avevamo detto questo, e cazzo, per il momento sono buggato. Rilasciati, vai, ti ho lasciato il mouse, dimmi se ti sbugga. Vai, ci sono. Ok. Aspetta, che tolgo la teldina. Sì. Vai. Allora, non abbiamo guadagnato tanto, però mi sono rimaste 1856 monete rispetto a prima, che mi permettono di reclutare un altro cannone rispetto a prima. Per cui gli spaccaferro tra quanto li fai? Allora, gli spaccaferro ce li ho, se non erro, tre turni. Perché c'è questa e questa. E questa qua è finita tra un turno, per cui me lo permette di farlo. Tre turni. Quante cose hai cominciato a reclutare là? Aspetta,
1, 2, 3, 4, 5, 6 barbe e 2 cannoni. Qua. Queste. Però non so che limite ho con gli spaccaferro. Aspetta, Potrei reclutare un paio. Iron Drakes più 1, Base Gap 2 per unit. Con questo Iron Breakers più 2, Base Gap Più 2. 2, Quindi 4. Hammers. Se sì, non ne posso reclutare tanti. Va bene. I 4 sui lati. 4 spaccaferri. My anger burns 1, bright. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Annulla 2 barbalunga per il momento. E vediamo. Infatti Questi fanno gli organi dicevamo. ancora, non lo puoi fare. Io farei 3 di questi. Ok. Poi altre I cannoni costruzioni. organo invece devi aspettare ancora. Per i cannoni organo. Aspetta. Qua ce l'ho sbloccata. Devo portare per i cannoni organo 3 turni. 3 turni per cui posso tranquillamente finire di reclutare l'esercito lì. E Scusa, mi devo. prendo un foglio che butto su come ti volevo consigliare di fare l'esercito. Qua ho 2 slot, 1 e 1-2. E ti devi fare questi due. Beh, vabbè, ma tanto butto giù il coso della Torno crescita. subito, eh. Sì. Vabbè, io intanto Max quasi quasi passo il turno. Intanto qua siamo sotto assedio. Questi vanno a rompere le balle giù di sotto. Questi siamo in guerra anche qua, ok. Hanno insediamenti fino a lì. Vabbè. Sono, Sì. No, più che altro stavo guardando che hanno insediamenti fino a qua. Per eh? Sì, ma secondo me quando hai preso quello che ti serve potresti anche provare a dargli la pace. è che non vorrei che dopo tornassero a rompermi i coglioni, capito? Vabbè, lascio io un esercito di guarnigione. Patto di Perché non bisogna andare a sistemare un po' di aggressione. cose su. Allora, grado di forza 15, Sì, sì, grado. sì. No, è perché se conquistano. Se riconquistano Gola della morte, Max. Ok, che potrebbe anche non fregarmene e non avere la regione completa. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo, che tanto da rifiutare le. Ah, tornano indietro. Rifiutare, come si dice, i rapporti diplomatici, le richieste diplomatiche non ha malus. E anche perché dobbiamo già finire l'episodio, Max, ha finito il turno. Praticamente sì. Ecco cosa mi ero dimenticato da ieri. I nostri amici pirati di Sartosa. Che è una fortuna che non hanno quei due eroi all'interno dell'esercito. E comunque in 2 turni mi arrivano a Barakvar. Devo capire dove siamo. Al Khan Angrud. Dove cazzo si è mosso?
dietro la Vale, città. ti avrei ipotizzato un esercito che... Esercito, quello di prima linea da dare allo psicopatico? Vai, dimmi intanto finché passa il turno. Allora, una volta che l'esercito a Carazza Caracca sarà fatto, devi fare quella battaglia per usare il forgeruomo. Tanto ci fai con teletrasporto. Quindi diciamo Lord Forgiarune e Mastro Ingegnere. Che quello dovrebbe 4 per via spaccaferro, aiutare. Sì. 2 cannoni organo, 2 cannoni, 4 barbalunga, 3 Sì. fucilieri di quelli che hai Quelli nuovi. messo, sì, e 2 martellatori. E l'esercito di supporto? Come l'hai pensato? Quello di Thorgrim, per intenderci. Lo butto giù. Max? Come tipologia? Dimmi. Non so se hai visto. No, ero distratto. A fine turno ti faccio vedere. Erano i miei fratellini? No. Gli Skaven. L'eroe uniti contro di noi. La Silvania, e vai! Allora, è un turno e costa 10.000, Max. Non sei messo male come prendere 10.000 ora quando... Ah, il carrozzone deve andare a Krathommen immediatamente. Però aspetta, devi chiudere l'episodio, Ale. Sì, devo chiudere l'episodio. No, più che altro, la mia preoccupazione è un'altra. Non hanno eserciti qua. Non hanno eserciti qua in zona. Basta vedere un insediamento, Ale, per capire. Ma devo vedere quello della regione. No, Non hanno eserciti. non hanno eserciti qua in zona. Fammi vedere cosa dovevo vedere. Vai. No, mi ha detto a fine turno ti faccio vedere. Ah. Guarda su che cos'è l'eroe Skaven. Beh. Sarà divertente buttarglielo giù. I stand defiant. A Caracchizzo c'è una festa. Sì, ci 5 eserciti. sono due eserciti Skaven, tre eserciti degli Elfi. È una mucchione. Questo di Belegar che non so se può intervenire a supporto della città visto No, che è qua sotto. assolutamente. Non credo che ha. Aspetta che questo ancora non lo vedo. Devo chiudere al prossimo turno con Montebruma. No, è ancora da aspettare il reclutamento dell'unità d'assedio. Sì, ma devo chiudere perché un esercito lo devo portare su, Max. È vero che c'è un esercito in produzione, bello tosto, ok? Però mi ci mette un bel po' di tempo per essere finito. E i pirati di Sartosa, un turno arrivano a Matorca e un turno mi arrivano a Barakvar. Io devo portare Barakvar, è solo di terzo livello. Ah, no, beh, ha le mura di livello 1 però. Che schifo non fa.
recluto un esercito stupido qua. Però non posso... Guarda, intanto chiudi l'episodio. Sì, sì, sì. Vabbè, ragazzi. Interfone vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio. È stato un piacere. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.